Ti ha pagato la laurea che hai preso tua madre? Rosoio alla mano, oggi vi parliamo di The Judge, la pellicola con Robert Downey Jr. e Robert Duvall dal 23 ottobre nelle sale italiane. Hank Palmer. Hank, sceriffo White, si tratta di suo padre. La trama vede l'interprete di Iron Man nei panni dell'avvocato di successo Hank Palmer, richiamato ai luoghi natii a causa del funerale della madre. Duvall, il padre di Hank, è giudice presso una cittadina dell'Indiana ed è malato di Alzheimer. Viene incolpato per omicidio ma non ricorda nulla della notte dell'incidente. Così Hank torna a casa e cerca di ristabilire i rapporti con la famiglia per sostenere il padre in tribunale. Sono stato sul banco di quell'aula per 42 anni. È stato un incidente, punto! È subito chiaro che The Judge mira ad aggrovigliare la vicenda familiare e legale attorno alle due star della pellicola. Ognuna a suo modo colpevole, ognuna con i suoi segreti che poco a poco saranno rivelati davanti ad una giuria. Robert Downey Jr. e Robert Duvall si muovono su un sentiero per nulla impervio, costituito da uno svolgimento standard, dal ritmo rilassato, che non vuole sorprendere con i colpi di scena, ma bensì con la sublime recitazione dei due protagonisti. Mio padre ha molte cose sgradevoli, ma non certo un omicida. Però è un bugiardo. Questo l'abbiamo acclarato. Se Downey Jr. dà le sembianze ad un avvocato impertinente, Duvall è un giudice old style, austero, fulmineo quanto decisivo nelle poche parole che pronuncia. Ti ho dato un tetto sulla testa, denaro da spendere, indumenti da mettere, cibo da mangiare! La chimica tra i due attori è la benzina dell'intero lungometraggio. E benché il resto del cast sia ottimo, purtroppo non sono tali le parti scritturate, risultando in più di un'occasione ovvie, e sprecando dunque il potenziale talento dei comprimari. Cazzo. Io non ti ho mai chiesto un cazzo di niente mai. Ok, te lo sto chiedendo adesso. Non puoi perdere questa causa. Il legame padre-figlio, così come quello avvocato-giudice, minaccia anch'esso di cadere nella caricatura, al punto che ci pare preoccupante vedere come Downey Jr. torni sempre all'eccentricità e alla sagacia vestita in Iron Man. Quale sarebbe il nostro giurato ideale? Squinternati, gente che posso convincere a inghiottirsi la lingua. Alla luce di questa considerazione, ricordiamo come il pubblico abbia già dimostrato di gradire le molteplici sfumature di una star. Pensiamo ad esempio al caso Johnny Depp, dai più visto come Jack Sparrow, anche se nel film manca sia la nave che la ciurma. Era stanco, al buio, si vedeva poco. Quella sera ha investito la vittima. La regia di David Dobkin, lo avete già visto all'opera con The Change Up, riesce a conferire a The Judge un look filmico anni 90 sobrio, senza sorprese e inguaribilmente incline a raggiungere le lacrime, nel seguire quell'astiosa coppia che non riesce a perdonarsi dopo tanti e tanti anni. Il tempo cura tutto, ma in The Judge un po' meno. Lasciateci un commento per dirci cosa pensate del film e del nostro canale. The Judge uscirà in Italia giovedì 22 ottobre. Tagliatevi la barba prima di andare al cinema e iscrivetevi al nostro canale. Nei riquadri trovate i nostri ultimi video, la recensione Blu-ray di X-Men, The Edge of Tomorrow e l'opinione in anteprima di Gone Girl. Seguiteci anche su Facebook perché parleremo presto di Interstellar, il nuovo film diretto dal Christopher Nolan della trilogia del Cavaliere Oscuro e Inception. Cari barboni del 2.0, vi saluto. Alla prossima!